Sera, puntata specialissima, non speciale di Firenze Viola Supersport, 16 settembre 2019, è il lunedì post Fiorentina Juventus, ma non è importante solo per questo. Mia compagna di viaggio, Michela Lanza. Ciao Michela. Buonasera a tutti. È un piacere avere con noi il professor Ermanno Ferrini. Ciao Grazie, Ermanno, buonasera a buonasera. tutti. E stasera sono particolarmente contento di avere il direttore Stefano Ballerini e poi lui vi dirà il perché. Grazie Paolo di avermi rinvitato, buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, io comincerei con un evento. La nostra televisione, Michela lo sa, perché qui dal primo giorno era metà ottobre, il 16 di ottobre, e cominciava l'avventura di Firenze Viola Supersport. Non ha raggiunto un anno, ancora non ci siamo. E Firenze Viola Supersport, per la prima volta, un'emittente televisiva ha dato la diretta di una squadra della Fiorentina giovanile, gli under 18 di Alberto Aquilani. È stata la prova, eravamo a tre voci, due cameraman, la diretta, la partita è andata male, 4-3, però lascio al direttore, perché è lui che deve giudicare noi, come è andata secondo te, Stefano, la telecronaca, come ti è piaciuta? Ci cacci tutti, cacci anche Aquilani con noi, tieni solo Aquilani, cosa vuoi fare? Guarda, mi sono levato un gran peso. Devo dire che stanotte mi sono rovesciato nel letto tutta la notte Perché lui si rovescia e non si rigira. perché ovviamente il cuore mi palpitava, ero emozionato. Sentire un esame del genere sulle spalle, anche se ormai le spalle sono abbastanza pronte a sopportare questi pesi, visto che lavoro dal 1975. Però sapere che la Fiorentina, la CF Fiorentina, la nuova CF Fiorentina ti guarda, ti ascolta, valuta, rivedranno la partita, ci faranno sapere se siamo stati bravi, se gli sono piaciuti. E come dico, ricordo che la promessa che ci fecero in sede alla Fiorentina qualche settimana fa, che se questa partita fosse andata bene, nel senso il nostro lavoro per questa partita fosse andato bene, la Fiorentina avrebbe provato a farci, ci avrebbe promesso di darci in gestione tutto il campionato under 18 della sua squadra, che voglio dire, per una televisione nata nemmeno 11 mesi fa, e che in 10 mesi, perché praticamente dal 20° giorno in poi della vita abbiamo cominciato a trasmettere incredibilmente 7, 8, 9 partite di massimi campionati Serie A, Serie B, mai di C, con l'autorizzazione di tutte le piattaforme del CONI, di tutte le federazioni delle squadre che noi seguiamo, e che in un anno, quasi un anno, nessuno si sia mai lamentato, nessuno abbia mai alzato il telefono: Stefano Ballerini, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, non potevi farlo. Tutto è andato assolutamente liscio. Io ringrazio tutti, ringrazio in ordine cronologico e di cavalleria la Michela Lanza, Paolo. Ringrazio il professore di essere qui a Grazie. significare questo che è successo oggi, la mia redazione, tutti i ragazzi che in ogni partita, in ogni frangente hanno svolto proficuamente il loro lavoro. Noi attendiamo che la Fiorentina ci convochi e ci dica promossi o, spero di no, bocciati o rimandati. Per cui poi ci dovremo preparare, perché domenica l'Under 18 va a Roma alle Tre Fontane, Aquilani torna a casa e noi ovviamente, se siamo promossi, dovremo andare a trasmettere la partita di Roma. Pertanto io mi sono levato, guarda, veramente sono tornato, ero smunto perché l'attesa è stata frenetica. Da una settimana, 10 giorni, avevamo avuto questa incombenza e dentro di me ho provato a vedere che cosa mi poteva mancare, che cosa ci poteva mancare. Abbiamo scelto di farla due telecamere, tre voci. Queste sono le immagini che arrivano dallo stadio Bozzi Due Strade. Credo che il risultato sia stato positivo e proficuo. Vedremo se è piaciuto e vedremo come se ci manterranno la promessa. Per cui, grazie a tutti, è un altro fiore all'occhiello che ci mettiamo in 11 mesi di lavoro. Allora, e deve essere solo l'inizio. Io comincio, Ermanno, comincio con Michela. Certo. Ecco, che Fiorentina Juventus hai visto? Ho visto una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha praticamente dominato la Juventus dal punto di vista del campo e dal punto di vista anche fisico, perché i giocatori della Fiorentina in certi frangenti della gara andavano praticamente il doppio di quelli della Juventus.
Ho visto soprattutto una Fiorentina che avrebbe meritato di vincere la partita, avrebbe potuto farlo davanti a una Juventus, a dire il vero, deludente. Quindi è chiaro che ci sono tantissimi meriti della Fiorentina per questa prova di sabato. Io credo che ci sia anche qualche demerito della Juventus, non so se a livello fisico la Juventus sta bene al 100% oppure no, non so se a livello psicologico magari pensava anche alla Champions, non so, non voglio sapere quello che ha fatto la Juventus, quello che faceva la Juventus, quello che ha fatto sì che la Juventus non fosse la vera Juventus. Io so soltanto che la Fiorentina è stata una squadra che ha cancellato i campioni d'Italia grazie a Montella, che ha saputo mettere in campo la squadra in maniera quasi perfetta e a dei giocatori che hanno dato l'anima per la maglia davanti a un pubblico strepitoso come sempre, perché 40.000 spettatori, insomma, era tanto che non si vedevano 40.000 spettatori allo stadio, anche perché negli ultimi anni, diciamo, neanche contro la Juventus c'era il pieno così, quindi è stato bello anche rivedere lo stadio finalmente pieno e entusiasta della propria squadra. E poi soprattutto io ho visto due giocatori su tutti: uno è Ribéry, l'ho detto prima nella trasmissione precedente, lo ripeto adesso, Ribéry mi ha impressionato non tanto per quelle che sono le sue qualità tecniche, perché quello ormai lo sappiamo, nonostante abbia 36 anni fa ancora vedere le sue qualità, quelli che sono i suoi giochi di prestigio, diciamo, in campo, ma soprattutto per quello che lui sta facendo per la squadra. Si è messo a completa disposizione dell'allenatore, della società, dei compagni, soprattutto dei più giovani. Io credo che sia quasi un allenatore in seconda per come agisce, e non solo lo ha fatto con la Juventus quando è partito titolare dal primo minuto, ma anche nelle gare precedenti dalla panchina ha sempre fatto qualcosa, cioè ha spronato i ragazzi, gli ha dato consigli, eccetera eccetera. Quindi a me questo Ribéry piace. La fotografia della partita di Ribéry è quella del recupero su Cristiano Ronaldo. Dopodiché dobbiamo assolutamente anche raccontare di un Gaetano Castrovilli che è stato il migliore in campo in assoluto. Nessuno si aspettava, perché io potrei scommettere che nessuno si aspettava che lui facesse così bene fin da subito in Serie A. Si capiva e si sapeva che aveva delle qualità, però un centrocampista di questa personalità, tecnicamente forte, fisicamente forte, io credo che sia un centrocampista a tutto campo, è un centrocampista completo che non può altro che essere il futuro della Fiorentina, e credo che presto potrebbe essere anche, presto non significa domani, però insomma CT della Nazionale Mancini credo che abbia preso nota sabato allo stadio, visto che era presente a vedere la partita, perché questo è il futuro del calcio italiano. Ermanno, nei tuoi post dai delle pennellate, secondo me, geniali e bellissime. Indubbiamente Rocco Commisso ci ha riportato l'orgoglio, ci ha riportato l'appartenenza, ci ha riportato un entusiasmo che avevamo perso. Una tua pennellata, un tuo modo di vedere questa Fiorentina-Juventus, dove, come diceva Michela, ha tanta gente allo stadio con la voglia, con l'appartenenza, col modo di essere. Cosa è cambiato in questi due mesi e mezzo? È cambiato l'aria, è cambiato il clima. Io andavo, come tanti altri, allo stadio con lo stesso entusiasmo che si va dai dentisti negli ultimi anni. Calma piatta. Il clima era quello lì. Io, prima della Fiorentina, ho rivisto Firenze sabato. E quello mi interessava soprattutto di vedere Firenze. Ho rivisto lo stadio pieno, ho rivisto la Juventus messa sotto dalla squadra e dal pubblico, perché ci sono state altre volte che sono venuti per fare gli arroganti e poi hanno pareggiato, hanno perso, perché il pubblico questa volta ha giocato. E questo si deve a Rocco Commisso e a Gio Barone. C'è stato più lui a Firenze in tre mesi che il calzolaio a 17 anni. Sicché io penso che solamente questo ha capito tutto di noi. Noi siamo degli eterni bambini un po' ingenui, ma che si vive di queste cose. Noi si è sempre vinto poco. Non so se si vincerà qualcosa in futuro, ma sa bisogno di questa appartenenza, sa bisogno di questa empatia con la proprietà.
E qui clima freddo, al di là delle plusvalenze, al di là dei buchi di bilancio e di tutte queste cose, mancava proprio un apporto societario che questi hanno dato. Questo viene, stringe la mano a tutti e va alla festa e alla fiesole, va di qua, va di là. Di questo non ci si aveva bisogno. E si percepiva questo durante la settimana nei bar, nelle botteghe, al supermercato, l'attesa di questa partita, perché veramente questa gente ha portato qualcosa di nuovo. Stefano Ermanno parla chiaramente da tifoso, con il gergo da tifoso, il gergo del giornalista. La formazione ci siamo guardati, tu mi hai chiesto due cose, ho detto ma io giocherei con la punta per dare profondità. In realtà Montella è stato molto bravo, è riuscito a dare profondità a una squadra anche senza la punta. Sì, ci ha sorpreso, credo che nessuno potesse aver azzeccato quella formazione di fatto senza un attaccante puro di ruolo. La Juventus andava contrastata, la Juventus è squadra temibilissima, la Juventus è una squadra zeppa dei campioni, la Juventus è una squadra sorniona, la Juventus è una squadra che sa sfruttare qualsiasi attimo che gli si apre, le due o tre ripartenze ci hanno fatto ghiacciare. Non abbiamo corso grandissimi pericoli, ma ogni volta che la signora arrivava, passava la metà campo, si avvicinava all'area, credo che in tutti noi ci fosse un misto di piccola, piccola paura. Poi che dire, la Juventus ha iniziato entrando in campo con una tenuta d'allenamento improponibile, inguardabile, impresentabile. Si è presentata in campo per la partita con un'altra mise un pochino più accettabile, ma incredibile, maglia bianca, pantaloncini rossi con le scritte rosse laddove di bianco nero zero, non c'era nulla, non c'era Ti posso dire ricordo. una battuta bellissima che ho sentito stamani? Vedendolo entrare in campo, non credevo che il Piacenza comprasse Ronaldo. Ecco, benissimo, proprio si sposa perfettamente, pertanto lì è iniziata una partita alla Chapanò della Juve, la Fiorentina ne ha approfittato, ai punti abbiamo vinto larghissimamente a un Enrico, Borgoring. se hai le foto della partita mentre parla Sì, l'abbiamo Stefano, già fatta passare, se volete proseguite pure, nessun problema, fate a meno di vedere sempre il solito che parla. La gente ha percepito tutto questo, la gente ha preparato questa coreografia che è un'altra coreografia storica che rimarrà negli anni, solo la Fiesola è capace di costruire, e il professore me ne sarà buon senz'altro. testimone, di costruire simili entrate in campo della Fiorentina. Grazie ai ragazzi della curva e credo che abbiano fatto regalo a Rocco, che il mio, ma altri si erano espressi così, avevo chiesto alla curva nessun coro osceno, nessun coro blasfemo, nessun coro riguardoso, nessun coro provocatorio. I vaffa fanno parte della Sì. nostra Se cultura, mi siamo permette, fiorentini, vaffa. è venuto da Ah, quell'altra parte. bravo È professore, venuto di là. bravo, la bacerei in fronte. Ecco, Avevo stasera bacio a chiesto, tutti. lasciamo che siano loro perché loro in fondo sono un po' più ignorantelli di noi. Sì. E il primo coro offensivo, quello brutto, lo striscione brutto l'hanno esposto loro. Non abbiamo replicato il vaffa, magari l'abbiamo sentito Ma due volte, quello. però va bene così. Brava la curva, bravi tutti rispetto al presidente che aveva chiesto ben più importante della richiesta che avevo fatto io. Però mi ero sentito di fare, di accodarmi, l'ho fatta e sono stato esaudito. Che dire, grande domenica, peccato non essere riusciti a fare 3 punti. È l'unico piccolo rammarico, siamo un punto solo, siamo laggiù in fondo un po' abbandonati in classifica, bisogna andare a Parma contro l'Atalanta, sfruttare il campo neutro, ma l'Atalanta è una bestia. Si è rotto Si è Muriel. rotto Muriel, esattamente, per l'Atalanta è una grande assenza per la Coppa Campioni, questo certamente. Però bisogna andare a Parma e vista questa Fiorentina con magari la possibilità che con l'Atalanta a Parma tutti decidano a giocare con una punta vera, se si entra in campo con Vlahovic, che deve essere Vlahovic, credo che abbiamo buone chance di cominciare il cammino mettendo i primi 3 punti. Posso dire una cosa, un piccolo inciso Lei è qui, faccia quello che vuole di sui noi. ROI? Come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma mi sa che qualcuno ci è rimasto male e non c'è stato il coro, perché ci aspettavano coi fucili a spianato. Siamo stati bravi Siamo perché stati se bravi. qualcuno doveva rilevare sonoramente la cosa, il coro percepito dal curvino, dal formaggino juventino è stato chiaro e nitido, per cui noi siamo usciti strapuliti,
Vorrò vedere il report del giudice sportivo perché un paio di petardoni si sono sentiti. A Genova i due raudoni petardoni del Genova non si sono sentiti, li abbiamo sentiti, ma non sono stati stilettati a 5.000 più 5.000 che avrebbe fatto 10.000. Vediamo qual è il report. Sarebbe incredibile che per un raudone la multa fosse affittata alla Fiorentina. Non lo so. Tant'è vero che oggi è uscito una scritta a Torino in conseguenza di quei bravi ragazzi che hanno messo il gabbio. È uscito una scritta, guarda caso è la stessa identica calligrafia o caratteri di quella ci fu l'anno scorso su Scirea. Però queste cose vanno in secondo piano, perché quando le fanno loro non fanno notizia. Va bene, come dire, professore, lei è un tifoso. Ha fatto una disamina bellissima, è veramente un fiocco. Lasciamo queste cose nel dimenticatoio. Paola ha trovato il figliolo di Scirea, sì, nel prepartita ha scambiato uno scambio di opinioni. Lui è stato molto gentile nei confronti di Paolo, perché Paolo, come al solito, quando apre bocca è di una categoria letteralmente superiore in tutta la Firenze sportiva. No, stasera sono in ottima compagnia. Va bene, ok, sì, d'accordo, ma quando ti capita di fare quelle cose, sai come farle, tutti devono stare a bocca zitta. Ho riconosciuto Riccardo Scirea, mi sono avvicinato, l'ho salutato, gli ho detto io sono un fiero avversario dei tuoi colori e dico, da tifoso l'ho sempre vista come la mia acerrima nemica, però abbiamo cominciato l'altro giorno, ti ho detto ricorderai pochi giorni fa, si ricordava la morte di tuo padre, e gli ho detto noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione dicendo da fieri avversari della Juve ci inchiniamo alla memoria di un uomo più che di un campione, ma di un uomo e di un grande campione. Si è commosso, mi ha abbracciato e mi ha detto da un avversario mi fa ancora più piacere. Bravo Paolo, sei incommensurabile. No. Quando dico incommensurabile, sei incommensurabile. Michela, stiamo ritrovando e si sta ritrovando Montella? Speriamo che questa sia stata la partita della svolta, come del resto lo stesso Montella aveva un po' annunciato alla vigilia della partita in conferenza stampa. Aveva auspicato che Fiorentina-Juventus potesse essere la partita in cui la Fiorentina ritrovava se stessa, ritrovava il risultato magari poteva essere proprio questa la partita dell'inizio del campionato di questa Fiorentina. Credo che Montella, se si lascia lavorare con questa Fiorentina, con questa rosa, possa fare bene, non ti dico come pronti via come nel 2012-2013, ma poco ci manca, perché è una squadra questa costruita da lui insieme a Daniele Pradè. Quando un allenatore e un direttore sportivo lavorano insieme, e ovviamente insieme anche a Gio Barone, che ha avallato ovviamente tutte le scelte, ha lavorato braccio a braccio con Daniele Pradè, quando un allenatore costruisce una squadra a sua immagine e somiglianza, scegliendo le pedine giuste da inserire nel suo team, credo che non possa altro che far bene. È chiaro che la partita di sabato è stata importantissima, ma adesso serve una controprova, e la controprova arriva già sabato, perché secondo me la Fiorentina, quella Fiorentina ritrovata, deve andare a giocare contro l'Atalanta per vincere, anche perché non ci dimentichiamo che siamo tutti contenti di quello che è successo contro la Juventus, ma giocare bene contro la Juventus, secondo me, non ti dico che è facile, ma è più facile rispetto a giocare bene contro l'Atalanta, perché la Juventus è stimolante di suo. Quindi tu contro la Juventus prepari una partita in maniera facile, molto, cioè durante la settimana lavori bene, anche se non ci dimentichiamo che ha dovuto lavorare senza i nazionali, quindi cioè bene a livello psicologico, perché è una partita che si prepara da sola. Ora però serve la controprova, riuscire a battere l'Atalanta per innanzitutto cominciare a fare qualche punto in classifica e ritrovare la vittoria in campionato, che manca ormai da troppo tempo. Credo che la Fiorentina, per tornare ad essere la Fiorentina di Montella e per far sì che Montella si senta definitivamente ritrovato, abbia bisogno di vincere. E credo che sabato possa essere
la giornata giusta, ce lo auguriamo. Ermanno, adesso è arrivata questa nuova proprietà, siamo in luna di miele, va tutto bene, si perdona tutto. Come credi reagirà questa proprietà ai primi problemi, alle prime difficoltà? Perché adesso è tutto un crescere. Come credi che anche la tifoseria si approccerà alle difficoltà che chiaramente dovranno arrivare per forza, perché fa parte della vita di tutti, quindi anche della vita societaria? Adesso è tutto bello, tutto nuovo, si fanno vedere in ogni luogo, ne parlavamo con Michela, stiamo aspettando tutto, per ora le stanno azzeccando veramente quasi tutto. Quando verranno le prime difficoltà, te che vivi il tifo, secondo te come si approccerà? Allora, innanzitutto, come premessa, io direi che dicano tutti il calendario non è importante. È importante il calendario, se non avessimo avuto quello di Bologna sarebbe probabilmente gli stessi punti di Bologna. Quindi, considerando che c'è questo entusiasmo, con un punto in classifica, io penso che di andare avanti la squadra possa solo fare meglio. Se dovesse esserci qualche passo falso, qualche momento di difficoltà, che c'è per tutti in un campionato, hanno già avvertito, non messo le mani avanti, ma hanno avvertito che il programma deve essere biennale, che quest'anno non ci sono obiettivi sportivi specifici e che noi il pubblico questo l'abbia recepito, tranne di una piccola parte che non ha avuto furia per 17 anni ed è venuta tutta insieme, poi non si capisce perché. È come la voglia di far pipì, no? Però indubbiamente il tempo che questi hanno avuto è stato poco, c'è anche gennaio da poter correggere qualcosa, perché così a lume di naso mancano un po' i gol a questa squadra, perché se si fa un po' la somma della rosa di quanti gol hanno fatto l'anno scorso e si rapporta la parte del conto della serva, però probabilmente manca il gol, perché io non sono un tecnico né un tattico, però mi sa che si crea più occasioni da gol giocando senza punta, però poi non si butta dentro, e Chiesa e Bielin non sono Jovetic e Ljajic come realizzatori, quindi secondo me un uomo da 15 gol in squadra ci vuole, poi si pone il problema di chi esce. Stefano, uno dei problemi, giustamente Ermanno lo sottolineava, è il problema del gol, e questo lo ha detto Pradello, ha detto Montella stesso, bisogna cercare questi gol. E Pedro è ancora, non dico un oggetto quasi misterioso, ma era normale, era arrivato ieri l'altro. Il centrocampo della Fiorentina, soprattutto in Badelli, perché Pulgar e Castrovilli hanno fatto una grande partita, cosa toccheresti a centrocampo? Lasceresti così in attesa che salga Badelli, un innesto, una tua idea sul centrocampo viola? Beh, allora va detto che se il buon Pradè fosse riuscito a scardinare le resistenze dei Pozzo e portare a casa quel De Paul che tutti volevamo e che tutti volevano, ma che poi nel non prenderlo ha rispettato quello che ci aveva detto in sala stampa, che con l'Udinese e con la Sampdoria attualmente non si può ragionare, pochissime squadre possono fare mercato. Io credo che questo schema, qualsiasi esso sia, quel giocatore che abbiamo adesso, è da perseguire e continuarci a lavorare. Castrovilli è un fenomeno, è un'esplosione roboante. Castrovilli ha giocato tutta la partita con la Juventus, avesse potuto vedere una lente di ingrandimento, non ha toccato il pallone quando lo toccava per più di 3 volte. Se lo tocca di prima illumina, se lo tocca tra la seconda e il terzo possesso comunque fa sempre bene. Perdere palloni quasi raramente, pochissimi. Pertanto questa è una scommessa, su questo la dirigenza e Montella in quella settimana d'inizio preparazione a Moena credo di poter dire che ci ha visto non bene, benissimo e molto lungo. Pertanto io lavorerei così. Ricordo che Rocco Commis e Gio Baroni in quella conferenza stampa di commento al mercato dissero: attenzione, noi avevamo dato a Daniele Pradè una cassa superiore. Pradè, posso dire adesso saggiamente, stupendo un pochino tutti magari, non li ha spesi tutti. E Rocco Commis ha detto: casomai, eventualmente, se serve, c'è il mercato invernale, ma vorremmo sperare di non intervenire, perché avrebbe voluto dire, o vorrebbe dire, che abbiamo sbagliato qualcosa. Da qui al mercato natalizio ce ne passerà qualche mese, credo che abbiamo tutte le possibilità di salire di rendimento, di cominciare a fare punti. Per Montella questo era uno snodo importantissimo, credo che lui abbia tremato tutta la notte. Se io non ho dormito ieri notte, lui credo che
a casa sua abbia passato la notte in bianco, bevendo caffè e tè a randella, ha portato via un punto, si è rammaricato perché meritavamo noi di vincere. Se avesse perso, credo che alcune certezze avrebbero cominciato a tremare, perché si sa che anche se lo avevano confermato e confermato anche a discapito di una possibile sconfitta, un conto è pareggiare, ma un conto è essere sconfitti, sarebbe stato la seconda sconfitta consecutiva in casa, anche se trattasi prima del Napoli, scippata, rubata e portataci via, poi quella con la Juventus, dove con la Juventus si sarebbe sa stata sempre scippata lo stesso. Sì, ma nel caso fosse stata giocata un'altra partita e tu avessi perso, abbiamo giocato contro la Juventus. Se invece ha fermato la Juve, abbiamo vinto i punti, abbiamo dominato, la Juve non ha fatto assolutamente niente, NP non pervenuta, incredibilmente va vero, e più quelle due maglie che sono orribili, credo che Montella sia uscito il pareggio che per lui è una vittoria, per cui su questo lui costruirà tutto il suo itinere futuro. Michele, allora ti faccio una domanda che solo a te posso fare. A me quando parte così mi preoccupa. Lo so, però sai la stima, sai l'amicizia, sai l'affetto, però questa la posso fare solo a te perché soltanto una ragazza intelligente, una giornalista intelligente mi può rispondere. Siccome tu sai che il bene e il male di un allenatore è dato anche dalla stampa locale, molte volte vengono perdonate delle cose per simpatia, per altre storie, per mille e una situazioni. Montella sta simpatico alla stampa fiorentina? No. In generale no. Poi fortunatamente ci sono anche persone che vanno al di là della simpatia e dell'antipatia e che guardano all'aspetto professionale e non se lui fa una risata in sala stampa o risponde in maniera ironica e magari non guascona, tutti guascona o magari in maniera cerca sì, sempre di scherzare il sorrisino, esatto, eh? E io conosco un po' i napoletani in generale, quindi io riesco sempre a percepire e a capire quelle che sono le sue parole e leggo tra le righe, però questo è un altro discorso. Io credo che Montella in generale non stia simpatico alla stampa fiorentina, quindi se lui avrà consensi dalla stampa fiorentina è perché la Fiorentina fa bene, non per altro. Posso dire una cosa? Anche due. A me Montella sabato è rimasto simpatico quando ha preso l'ammunizione, perché guardate che quell'azione lì, in quel frangente lì, non è lo scippo con il Napoli, ma ci si avvicina un pochino, perché noi 4 contro 3 sapevamo a tirare in porta, poi da lì a far gol ce ne vuole. Come con quel Massaro lanciato solo al Bernabeu, Rubiati fermato perché il tempo era finito. E l'azione lì non andava fermata, perché se il giocatore batte la testa, sì, altrimenti si seguita. Noi si è seguitato e l'arbitro ha fatto un arbitrio per fare un gioco di parole. Assolutamente sì, assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Si è arrabbiato Montella, giustamente, perché noi non è che si facesse gol, ma a porta ci si arrivava. Senti, Ermanno, visto che tu sei stato uno dei protagonisti anche delle varie contestazioni, ripeto, sempre quelle in forme, perché la contestazione sì, deve essere civile, in via Tornabuoni fu fatta con i crismi degli avvocati, fu fatta in maniera flash mob. Se ti avessero detto a fine maggio guarda che va via Gelso ma arriva Ribéry, no, la risposta l'ha già data. Però vedi, sì, posso dire una cosa su Ribéry? Allora, prima... Perché devo fare la domanda a Stefano su Ribéry. Sì, sì. Però dimmi la tua. Prima abbiamo avuto ospite telefonico Alessandro Latini. Io a Alessandro Latini ho chiesto se si aspettava che Ribéry fosse così importante per la Fiorentina, non tanto e non solo dal punto di vista tecnico e a livello di squadra, ma proprio per il suo apporto di professionalità, insomma insegnamenti al gruppo, eccetera eccetera. Alessandro ha detto che si aspettava perché con la sua carriera, la sua esperienza, eccetera eccetera, e io sono d'accordo. Però se ci ricordiamo, io questa domanda perché la faccio, perché se ci ricordiamo bene, quello che è stato Mario Gomez è un piccolo paragone. Cioè noi da Mario Gomez ci aspettavamo tantissimo dal punto di vista ovviamente dei gol, del campo, ma probabilmente per la sua carriera anche dal punto di vista di un apporto di esperienza. Però sono due persone diverse, cioè hanno un carattere diverso, e quindi Mario Gomez ha fatto poco
da ogni punto di vista, anche a causa di un infortunio, ricordiamocelo, perché quando stava ingranando si è fatto male a Genova. Ma guarda, Michela, se la Fiorentina avesse potuto giocare quella meravigliosa partita di Genova, dove si è vinto 5-2, maramaldeggiando su ogni palla, credo che se Mario Gomez prima e poi purtroppo Pepito Rossi dopo non si fossero infortunati, certo, credo che in quell'anno noi ci saremmo tolti molte soddisfazioni e da lì si sarebbe potuto ripartire. E magari contro i Della Valle molti mugugni non sarebbero arrivati, perché se la Fiorentina avesse colto qualche risultato, certo, sarebbe stato inevitabilmente grazie ai Della Valle che ci avevano portato il magnifico duo Gomez e Pepito Rossi. Poi purtroppo la dea bendata ci mette un bastone, poi l'altro, poi il terzo, poi il quarto in mezzo alle ruote, ci fa cappottare e siamo arrivati ai tempi. Ma tanto è vero, fino allora, tranne che l'anno di Mihajlovic e Dario Rossi, non era stata mossa nessuna contestazione. Assolutamente. Io credo che il punto di non ritorno sia stato quando, per motivi asburgici, si era primi con Sosa a Natale e fu detto andare in Champions sarebbe un problema e non una risorsa. E lì credo che si sia chiuso bottiglia. Assolutamente. Voglio solo dire una cosa. Ora mi sono sentito le parole del professore, mi sono perso perché... Scuso la distanza. No, assolutamente. Per l'amor di Dio, ho perso io il filo di quello che volevo, su cui volevo intervenire. Va ricordato comunque sempre, questo me lo potete concedere, che comunque al di là del disamore della Valle verso Firenze, verso la squadra, non venire mai a Firenze, non visitare mai né le ragazze né la primavera né gli allievi, non essere mai a contatto con la gente, vivere un distacco glaciale dal fulcro, dal cuore della curva del popolo, credo che grazie però all'avvento della Valle si sia arrivati a capire che la Firenze amministrata bene porta al fatto che comunque sia stato portato come esempio, liberi contabili a posto, gli sbilanci pochi sono sempre stati ripianati regolarmente, non abbiamo mai rischiato qualsiasi cosa amministrativa, se vogliamo abbiamo giocato un meno 19 con richiesta di Serie B, meno 15 laddove poi non siamo mai stati condannati per i fatti di i Calciopoli, Bagnarripoli, Silenzio, il film non c'era, l'audio non c'era, ci hanno condannato senza che ci fosse poi un qualcosa, neanche meno uno per comportamento antiregolamentare. Ci hai rimesso 200 milioni di euro, 100 nella prima Coppa Campioni non giocata, 100 nella seconda, perché poi quando siamo andati a passare il turno eliminatorio in Coppa Campioni l'incasso del gironcino era di 100 milioni. Io ad Andrea gliel'ho sempre detto, perché avevo un colloquio, siccome seguivo e sto seguendo il settore giovanile, mandavo un report a lui e alla sua segretaria, alla signora Martina che saluto, e quando arrivava a Moena ci si guardava, ci si faceva un occhiolino, perché poi parlavamo sempre, un caffè tra me e lui si scappava, e gli ho sempre detto Andrea ti mancano 200 milioni, un conto avere 200 milioni e un conto non avere. Stefano mi fa per favore non me ne parlare, l'abbiamo accantonato, va bene così, ma un conto che se tu avessi avuto 200 milioni avresti fatto tante altre cose, abbiamo subito anche da quel lato lì, punto, basta, non ricordo più nulla. Abbiamo azzerato, adesso abbiamo questo signore che la prima affermazione a me delle prime valenze non me ne può portare di meno che ci ha dato soldi, il Pradenno li ha spesi tutti, non si è dovuto calare le braghe alla richiesta di 32, 35, 35 più 3, 33 più 5 che l'Udinese voleva per De Paul, non si è fatto mettere in mezzo, conosceva per aver lavorato all'Udinese, ha detto non mi faccio prendere e De Paul rimane lì. E si è detto di no alla Juventus per Chiesa. Quello è stato la forza, il grande traguardo. Ne parlo dopo perché sennò mi accentro tutto questa parte della trasmissione. Vorrei solo sapere dentro la testolina di Chiesa che cosa alberga. Punto, basta, fine. Io volevo entrare su quello che ha detto Michela, che mi piace molto andare a cercare delle storie. Ti chiedo, sulla tua manica della maglietta verde c'è qualche cosa? C'è un ragno. Ecco, per favore, buttalo via, grazie. Eccolo. Era un... Poi per favore lo schiacciamo, sì, perché io sono allergico ai ragni, sì. E poi se mi punge il ragno, se lo schiacciate in diretta, ragno, era... professore vada. Cioè, il bello della diretta. È incredibile, il ragno volans, ragno mortans. Anche Pinocchio schiacciò il ragno, no? Sì, anche Pinocchio, poi c'è chi è stato punto, è diventato poi un supereroe.
Dicevo, scusate questa cosa, ma l'ho visto con la coda dell'occhio, l'occhio ci vedo bene ancora. Vabbè. Allora, quello che volevo dire io, a proposito dei supereroi, che Mario Gomez nasce supereroe, un ragazzo baciato dalla fortuna, sa giocare al calcio, un ragazzo, un bel ragazzo, attorniato da belle ragazze, gioca in una grandissima squadra, tutto gli è dovuto, però la prima volta che gli si macchia la giacca bianca, lui si guarda intorno perché non capisce. Ribéry è un'altra storia. La principale caratteristica di Ribéry per me non è la classe, non è il tocco, ma è l'umiltà, di come si è messo a disposizione di tutti. Ribéry, lui ha detto, io ho cominciato a giocare nel quartiere, è una traduzione per banlieue, che è una cosa un po' diversa, perché tutti noi abbiamo giocato nel quartiere. Giocare in un quartiere di Firenze è un conto, giocare in una banlieue di una città francese è tutta altra cosa. Poi ci si è messa anche la sorte, una sorte drammatica, perché un ragazzo ne può uscire in segnato in negativo e non rialzarsi. Non solo nel fisico, ma soprattutto nell'animo, certo, e soprattutto nella mente. È riuscito a rialzarsi, ha trovato una moglie particolarmente intelligente, 5 figli. E a me piace come si pone, a me è piaciuta molto la domanda che gli ho fatto riguardo proprio questo. Lui è andato sotto la fiesola a lanciare la maglia. Ha girato, è tornato indietro, ha sentito, è tornato e ha preso la sciarpa. Volevano anche i pantaloncini, ha detto questo, ha fatto così, è andato e gli è arrivata la sciarpa, si è messo la sciarpa, le fotografie di Giacomo Morini, se vogliamo, eccola lì, perfetto, va bene così. Questo è Frank Ribéry, signori e signori. Devo dire, si nasce, c'è chi nasce supereroe, no? E c'è chi lo deve diventare. Mario Gomez lo è nato per diritto divino. Beh, Frank Ribéry con la sua umiltà è diventato il campione. Io su Mario Gomez voglio spendere due parole in positivo dal punto di vista dell'umiltà, perché lui fondamentalmente, soprattutto nel gruppo, era una persona molto umile. A me è stato raccontato di quando lui è arrivato a Moena, insomma lui si portava la borsa, lui si preparava le cose, lui era sempre una delle persone più educate della scuola spogliatoio. Del Bayern, quindi, tu sai, Toni fu ripreso da Van Gaal. Esatto, umiltà assoluta anche per quanto riguarda Mario Gomez, ma sono personaggi diversi, sono umili entrambi ma in maniera diversa. Sì, sono vinto anch'io. Di Chiesa, Stefano, il professore ha detto giustamente, i primi acquisti del commisso sono state l'appartenenza, l'orgoglio. Chiesa che non è stato ceduto alla Juventus, qual era il tuo pensiero? Guarda, in fondo al mio cuoricino batteva piano piano, flebile un qualcosa che mi diceva che avrebbe potuto anche cedere pur di mantenere l'ambiente coeso e tranquillo, perché farsi prendere Paolo Ricatto poteva anche tornare contro la Fiorentina, perché i 70, gli 80, 90 milioni che potevi prendere da Chiesa magari fra un anno e fra due metti che ti gira male e non li pigli più. E però ti posso garantire, Stefano, quel bambino che degli spifferi mi hanno detto che qualcuno in società sarebbe stato anche tentato di venderlo per fare una squadra, per fare uno squadrone. Però è intervenuto quel santo bambino Almeyer, che ha chiesto a Rocco Commisso, per favore Rocco non vendere Chiesa. Rocco ci ha ribadito, ha portato sempre il ricordo del perché tutto è partito dalla promessa fatta a quel bambino che Rocco Commisso non avrebbe venduto Federico Chiesa. Poi che Federico e Enrico vadano a cercare quel bambino e gli dicono oh, ma che te sentiamo in mente di andare a chiedere a Rocco che non ci vendesse, è una battuta ovviamente, viva il Maier. Questa è stata la sua forza e credo che di questo poi l'ambiente viola ne risentirà positivamente in futuro. Ermanno, non sappiamo fino a quando, però indubbiamente Chiesa è stato un regalo alla città, quel regalo alla città, sì, che doveva essere Cuadrado. Sì, che poi Cuadrado doveva essere il regalo che gli è giocato fino a Natale. Però se aveva avuto la fortuna di trovarne uno forse meglio, perché quell'altro era meglio, se tu li metti sul mercato oggi costa di molto di più.
E lì si è traccheggiato, siamo stati titubanti, lì si è messo la clausola, perché se no l'avrebbero... Di Sarai, il cameriere maledetto. Sì. Loro l'avrebbero venduto poi sicuramente, ma a quel punto ci prendevi tanti. Ma in realtà, non so se le fonti mie sono uguali a quelle di Michela, che è più addentro di me. Io so che Salà non è mai stato della Fiorentina, Salà era stato, diciamo, un aiuto che il Chelsea ci aveva dato, visto che Marin... non aveva reso secondo quanto erano le aspettative. Marino. Il Chelsea ci dà Salah sapendo di avere già in pugno Cuadrado, però in realtà Salah non è mai stato della Fiorentina. Io imputo a Della Valle di aver detto pronto 18 milioni. Beh, se non prendi Salah prendi qualcuno per 18 milioni. No, la cosa, Paulino, qui entro con i classici tacchetti smerigliati. Dici che è pronto per prendere Salah, esce allo scoperto, vado dal Chelsea e compro Salah nel mercato novembre. Se era vero doveva fare la mossa, e poi sarebbe saltato fuori che tutto ciò non era vero. Ma se leggete il contratto di Salah, nel contratto di Salah si parla di prestito secco, perché Salah non sarebbe mai venuto alla Fiorentina. C'era una squadra che è stata la Roma, che poi l'ha comprato. Quando determinate situazioni di Salah si sono state chiarite, che esulano dal calcio, e poi Salah è andato alla Roma. A Firenze non sarebbe venuto mai Salah. Domando e voglio conferme. Quando Salah è arrivato a Firenze c'era una, secondo le mie informazioni, c'era una clausola che diceva che fino a un certo giorno del novembre la Fiorentina avrebbe potuto riscattare Salah pagando 18, 19, 20 milioni. Con i due gol che fece a Torino con la Juventus. Quello ora come coincise non me lo ricordo, perché certe cose le cancello. Se poi Diego Andrea Della Valle dissero, quello me lo ricordo certamente, che abbiamo pronti, esce allo scoperto, vado a Londra, chiedo l'appuntamento a Roma Abramovic, metto sul piatto 18 milioni e poi, se me lo danno bene, se non me lo danno, convoco conferenza stampa e dici: avevo detto questo, forse mi sono sbagliato, non ero stato preciso, scusatemi. Poi tutto è stato abbuiato, ma sotto sotto, secondo me, lì la Fiorentina ha fatto uno dei più grossi errori degli ultimi decenni di mercato. Poi, ripeto, posso essere informato, posso essere disinformato, posso essere informato male. Io ricordo che c'era quella cosa, sì, e di quella cosa molti hanno parlato. Poi che Alessandro, come si chiama, quello è andato alla Fiorentina Women's, Mencucci abbia steso quel contratto farneticante, che poi di fatto ha liberato Salah, non sono fatti perché meno. Poi scusa Paolo, se fosse stato così semplice come tu ci hai detto te, io ho sentito lì a un certo punto sembrava si portasse in tribunale mezzo Egitto e mezzo Inghilterra, noi, perché Salah non veniva, quindi la situazione è avevano saldamente in pugno ai nostri, sì, avvocati. Ma io guarda ti dico, ho letto il contratto di Salah perché è pubblico, per quanto riguarda la cessione del Chelsea in prestito, come era Marin, era un prestito secco in cui la Fiorentina non poteva assolutissimamente metterci naso. Questo è scritto lì. Però sarà il passato. Guardiamo, sì, assolutamente, cioè non parliamo del cameriere, perché sennò... Anche perché Marin l'avevo rimosso. Sì, Marco Marin. Ma anche io, manco me lo ricordo. Tre partite in una settimana, diciamo, contro l'Atalanta in trasferta, la partita in casa infrasettimanale della Sampdoria, Milano contro il Milan. Dopo queste tre partite la Fiorentina dovrà mettere un punto e capire dov'è. Sì, penso che siano tre partite importanti per capire il campionato che farà la Fiorentina, fermo restando che secondo me per capire che Fiorentina è quella 2019-2020 dovremo aspettare novembre. A novembre giocherà Pedro? Io penso di sì, l'hanno presa apposta per giocare, ma comunque sul discorso precedente, volevo dire, l'anno scorso l'Atalanta fece un punto, zero punti nelle prime cinque e poi l'è andata in Champions. Sì, sì. Quindi io diciamo che fino alla partita di Milan quello che viene è tutto un più, a parte la Sampdoria in casa. Professore, mi scusi. Prego. A Bergamo non c'erano attese? No, no. A Bergamo nessuno chiedeva niente? Quest'anno non è MVP. A Bergamo Gasperini era portato già come un dio, avevano già capito con che uomo avevano a che fare, al fatto che non si parli più del tamponamento di Chiesa è un cascatore, il cascatore è Mertens, l'abbiamo derubato. Sì. A Firenze il clima è un po' diverso, perché, lo sapete bene, ora è arrivato questo magnate americano,
prima c'era un'altra dirigenza che qualche volta ha provato a parlare, a stabilire un programma 2 anni, 3 anni o meno, poi non ne ha più parlato. I fiorentini si accontentano di pochi, avrebbero desiderato che la dirigenza dicesse: allora tendiamo un rigo, ripartiamo da zero, facciamo un programma, vi promettiamo che... Non l'hanno mai detto e noi ci siamo un pochino alterati, sì. Per non dire ci siamo incazzati, Stazzi. Si può dire bip, no? Adesso c'è questo signore, chi t'ha prima, che è appena arrivato ti ha detto: delle plusvalenze non me le può importare meno che... Ho dato soldi a Pradè di mercato, lui non li ha spesi, se c'è casomai li spendiamo più là. Signori, siamo pronti? Per Montella, santo punto, se avesse perso con la Juve, andare sì, a giocare... sono aspettative quest'anno per la Fiorentina. Sì, no, no, ok, ma no, però... sotto sotto chi ci mette chiaro, tanti soldini, no, chiaro, tu perdi con la Juve, magari immediatamente hai già perso con Napoli, hai perso col Genoa, colpa tua. Vai a giocare con l'Atalanta, che è una signora squadra che vai, gioca in Coppa Campioni, poi c'è la Sampdoria e poi c'è il Milan, avresti rischiato un capofitto. Se si innescava la rincorsa a capofitto, qualcosa forse certo, sarebbe andato diversamente. Il punto con la Juve rafforza Montella a itinere. Sì, indubbiamente, sì, indubbiamente c'era già che l'aveva messa sulla graticola, eh. Appunto. Quello sicuramente. Senti Stefano, siamo in chiusura di questa trasmissione perché poi tu hai da fare con il regista. Volevo un tuo commento. Ora ti sei un pochino più rilassato, sei più calmo, stanotte dormi. Assolutamente. Dai un sì. voto oggi alla telecronaca, alla trasmissione, a tutto, all'intervista. Direi, voglio essere modesto. Per questa cosa così come si è creata, come l'abbiamo organizzata, credo di poter dare un 7,5 a tutto, al comparto, al commento. Mi dicono in regia che le riprese troppo a caccia del pallone, una diversificazione da campo lungo a campo corto avendo 2 telecamere. Però, ripeto, è la prima volta, lavoriamo con una regia mobile che ovviamente non è il carro, non sono... gli schermi, non sono i pannelli, i ripetitori. Credo che con quello che abbiamo e cosa abbiamo fatto finora in quest'anno siamo da promuovere a voti pieni. Insomma, sei contento? Sono contento, mi sono levato un peso. Adesso ovviamente parte il retro, nel senso che bisogna migliorare. Ho chiesto a Ettorino, che ringrazio e abbraccio. Ettore, non ve ne volere, quello che è successo ieri lo ritengo comunque un fatto assolutamente negativo. Non si fa così, dobbiamo dettare le regole del nuovo gioco, punto, fine, non ne parlo più. Ho chiesto a Ettore di riuscire a che loro facciano il loro punto, mi informino, perché poi c'è da andare o a Parma, bisogna fare l'accredito, o devo andare a Roma, abbiamo da fare tante altre cose nel weekend, te mi abbandoni, qualcosa posso fare io, di qualcosa avrò bisogno. Il buon Gabriele non ha la tessera, bisogna che casomai io mi attacchi ai telefoni e organizzi il weekend, perché c'è anche da seguire la Fiorentina a Parma con l'Atalanta e non si può farne a me. Michela, a l'Empoli. Sabato c'è l'Empoli e domenica ore 12:30 allo stadio Bozzi, Fiorentina femminile, Roma, quindi insomma... Michela Oltaino. Domenica scusate, ma sarà la partita. Atalanta, Fiorentina, Parma, sabato, qualcuno ha detto sabato, qualcuno sabato. Ha detto domenica. Domenica alle ore 18 in postizio. Sì, domenica. Va bene, ok, perfetto, va bene così. Quindi bene. Michela già a Empoli e le ragazze. Ok, perfetto, domenica, buon lavoro a tutti. E grazie 30. Di tutti. Domenica, mezzogiorno e 30. Bene. Stefano, tu domattina non ci sarai. Domani accompagno la mia metà. Un abbraccio, Stefano, tanto grazie, avremo grazie modo mille. Di sentirci durante la mattinata per sapere... nulla di che, ma insomma Stefano è impegnato nel suo ruolo di marito. Ermanno, quando vuoi venire, grazie, sta con noi. Il tuo punto di vista da parte della curva, da parte del tifo, continua a scrivere, sei molto divertente. Tra molto l'altro acuto. Ora gli do il numero del Gramigni. Lo chiama, si fa dare la password, tu gli insegni come fare le due cose. È talmente bravo, è talmente arguto, sentirlo parlare di Letta. Abbiamo già Alessandro Coppini che fa i suoi punti, ma ingaggiamo il professore, è un'altra cosa, e gli facciamo scrivere autonomamente i suoi pensieri, le sue foto.
se le auto pubblica e fa parte della nostra redazione. Che poi il professore durante l'anno abita davanti a casa tua, perché dove hai la casa? Monteverdi Marittimo. Monteverdi Marittimo, sopra la stagnetta della Ducci. Ah, e io sono alle zone da passare il canale. C'è il canale. Vabbè, ma due nuotatori come voi. Sì, sì, va bene. Ci si trova allo scoglietto. Ci si trova allo scoglietto. Si fa un vivosino. Ecco. Va bene, un piacere, sarà un piacere. Michela, abbiamo detto tutti appuntamenti, io ti ringrazio semplissimo, anche, semplissimo. Anche se non si dice, e lunedì sarai te a gestire tutto l'Ambaradamma, so di essere in ottime mani. Noi ci vediamo domattina per la rassegna stampa di Firenze Viola Supersport, alle 9:15 il TG Flash di Firenze Viola Supersport, l'appuntamento con Stefano, Michela e per lunedì prossimo, e con me domani mattina. Grazie, arrivederci, ciao. Buonasera, rimanete col 196.